Ok, buonasera e benvenuti. Benvenuti a questo ultimo appuntamento di cicli di seminari, di questo percorso che ha di appuntamenti che è partito l'11 ottobre, dicevo, da Telese Terme, della provincia di Benevento, e giunge ad Aquara. E, chiaramente è stato un percorso entusiasmante, per alcuni aspetti faticoso. Sostanzialmente, Res Cogitas nasce dall'associazione culturale L'Alveare di Aquara, che nasce da Aquara, ma devo dire che in ultimo periodo è diventata ormai non di Aquara, per le persone che man mano abbiamo incontrato nel loro percorso e hanno arricchito sicuramente l'associazione, ci hanno allargato le vedute, le opportunità e si sono anche con noi, insomma, cresciuti con quello che era il nostro animo, diciamo, forse erano anime diverse che si sono incontrate in qualche modo. Quindi Res Cogitans sicuramente è il simbolo di questo periodo. E quello che voglio dire nasce a Telese, parte da Telese Terme, poi ci sono state altre tappe alla provincia di Salerno, al Palazzo della Provincia, a Benevento, al Teatro Modernissimo, poi la Certosa di Padula, a Pietrelcina, all'Università del Sannio, al penultimo appuntamento a Capaccio, all'ex tabacchificio, e qui ad Aquara l'ultima tappa. Su che cosa? Quest'anno ricorrono i 400 anni di Blaise Pascal. Sapevamo che Blaise Pascal fosse un genio multidimensionale, permettetemi di dire in questo modo, matematico, filosofo, teologo, ma ho scoperto personalmente anche contributi in pedagogia, psicologia, quindi sicuramente è stato, per quello che è stato il percorso, di poter incontrare, vedere, poter ascoltare altri ambiti lontani dal mio in qualche modo, è stato poter vedere come una mente così brillante in qualche modo abbia potuto regalare all'umanità tanti contributi anche diversi. Dimenticavo anche un ante litteram da un punto di vista anche dell'informatica, quindi un genio veramente a tutto tondo, cosa che oggi forse viene un po' difficile pensare che un'unica persona possa tener conto di tante anime al suo interno. E nel nostro percorso abbiamo avuto 19 relatori. Quando avrò modo di riavere l'iPad, potrei far vedere velocemente le persone che hanno dato contributo, semplici appassionati, se vogliamo, ma anche docenti, studiosi. Abbiamo avuto il rettore dell'Università del Sannio, nell'appuntamento con l'università, appunto, che ha trattato degli aspetti dell'informatica, il professor Canfora, ma anche professori universitari, Università di Salerno, Università di Napoli, docenti del liceo, studenti di dottorato di fisica, matematica, filosofia, ma soprattutto Res Cogitans è stato sì un percorso, come dicevo prima, di poter conoscere quello che erano tanti aspetti del pensiero di Pascal, ma è stato anche cercato quello di metterle assieme, di far cercare di far comunicare quelli che erano ambiti diversi, dall'ieri di Pascal all'oggi. Pascal, quest'anno ricorrono i 400 anni, come dicevo, la Regione Campania ha indetto un percorso di valorizzare tale figura e l'associazione ha partecipato a questo bando e è rientrata nel far parte del programma culturale del 2023 con la figura di Blaise Pascal, e a quale noi abbiamo appunto organizzato questo percorso. Un grazie chiaramente non solo a chi poi ha di fatto contribuito a realizzare con gli interventi, un grazie va anche a chi ci ha dato l'opportunità delle strutture, quindi un grazie va alla politica che sostanzialmente ci ha dato l'utilizzo delle strutture e dei luoghi pubblici, e
Quindi molte volte quando uno pensa che la politica sia dormiente per molti ambiti, forse bisogna fare le domande corrette molte volte, perché devo dire, dalla nostra esperienza, dalla Certosa di Padula all'ex tabacchificio, al teatro modernissimo, al teatro a Benevento, insomma, e tutti gli altri ambiti, quando abbiamo presentato l'idea, il progetto, cosa volevamo fare, ci hanno supportato e ci hanno sponsorizzato, ci hanno dato il supporto, concedendoci le strutture, come in questo caso il comune di Acquara, siamo ad Acquara, e quindi un aspetto positivo che la politica, quando viene posto delle domande opportune, risponde a quelle che è l'esigenza della collettività. Chiaramente è una manifestazione che non si regge solo di buoni propositi, c'è bisogno poi di tante forme di organizzative, di costi e di supporto, quindi un grazie sincero e doveroso va a Casalini Libri e a Tcalt, che quindi un grazie a Tiziana Possemato per averci sostenuto e aver creduto nella nostra idea, progetto che qui oggi si conclude. E un grazie chiaramente va alla BCC di Capaccio Pestum Serino, e il quale ringrazio il presidente Pingaro, che è qui questa sera con noi, per averci sostenuto e di sostenere l'associazione in queste forme di attività, in qualche modo. Chiaramente, e grazie in generale a tutti coloro che ci hanno sostenuto da un punto di vista dell'organizzazione, anche dell'incoraggiamento, che chiaramente oggi siamo alla fine e quindi sembra di aver in qualche modo terminato un percorso, ma è chiaramente molto faticoso e lo scoramento molte volte può avvenire e farsi sentire. In questo progetto chiaramente di portare Blaise Pascal si è intercettato anche col mondo della scuola. In particolare si è intercettato con quello che si chiama il PCTO, e l'ex alternanza scuola-lavoro, e quindi un grazie agli istituti Alfano I, il liceo di Salerno, e quindi ringrazio la professoressa Di Stasi in duplice veste di rappresentante dell'Alfano I e di relatrice, e il liceo scientifico Rummo di Benevento, il liceo Pisacane di Padula, provincia di Salerno, l'istituto statale di istruzione secondaria superiore di Contursi Termoli, Picarmo Corbino, l'istituto Telesia, che il professor Gigi Boscaino è qui questa sera, i quali hanno partecipato alla nostra attività e hanno partecipato all'attività come PCTO, quindi i ragazzi hanno seguito il percorso e arrivavo a questa cosa, hanno seguito in presenza, ma la struttura dell'organizzazione è di fare degli eventi in presenza, ma essendo forma di webinar possono essere seguiti telematicamente, possono essere seguiti o riseguiti in qualche modo. In questo istante siamo in diretta e quindi possono seguire e conseguire quello che è il percorso PCTO. Quindi in generale nei vari appuntamenti abbiamo avuto dell'ordine di 280 connessioni ad appuntamento abbiamo avuto. Non solo questo, Rescogitans, quest'anno è stata anche un'altra cosa, questo è un grazie va al liceo scientifico Rummo, il quale è diventato anche un percorso di formazione dei docenti, ai quali hanno partecipato 54 docenti che si sono formati su piattaforma Sofia, e quindi è stata anche un'occasione di cogliere anche questo altro aspetto, quest'altra anima, non soltanto l'aspetto sociale, dell'aspetto della condivisione del percorso, ma soprattutto anche quest'altro aspetto della formazione dei docenti, degli studenti se vogliamo, ma anche dei docenti. Però prima di, al di là di queste cose qua, secondo me l'aspetto che personalmente mi ha colpito è stato l'aspetto formativo, culturale che mi ha lasciato, che è quello che io di formazione sono fisico, quindi per me Pascal ha un significato particolare,
Poi avremo modo di, insomma, abbiamo avuto modo a Capaccio di approfondire un aspetto che era quello dell'horror vacui e come Pascal abbia superato, ci siamo? Bene. Bene, grazie. Abbia superato quel preconcetto e quindi aprendo una strada nuova, ma è stato soprattutto poter leggere Pascal negli altri ambiti. Chiaramente meno profondamente, perché poi non sono una persona profondamente, cioè non conosco quegli ambiti, però ecco un modo di aprire e di solleticare la curiosità verso nuovi lidi che in un'unica persona di 400 anni fa riusciva in qualche modo mirabilmente a sintetizzare. Va bene, questa parte qua sostanzialmente l'ho detta, quindi possiamo andare anche un po' velocemente. Dicevo, 19 relatori, quello che vedremo, siamo partiti l'11 ottobre 2023 dal Teatro Modernissimo con Mennato Tedino e Giuliano Rosella. Poi siamo stati al Palazzo della Provincia il 17 ottobre con Arturo Stabile, il Francesco Umberto Pagano, Giuseppina Di Stasi e il professore Piro. Quindi possiamo andare anche veloci su questa parte qui. Poi successivamente siamo stati delle immagini tratte con Luigi Panella al Teatro Modernissimo Emanuele II di Benevento, Antonio D'Argenio, Marcello Marro a Benevento, poi siamo stati a Padula con Alessandro Cesta, la Certosa di Padula, Alessandro Cesta e professore Roberto De Luca dell'Università di Salerno, poi siamo stati a Pietrelcina con Leandro Pisano e Luigi Boscaino, all'Università del Sannio con il rettore Gerardo Canfora e il direttore del Dipartimento di Ingegneria Nicola Fontana, i quali hanno relazionato. E poi abbiamo terminato al Next, nuova esposizione ex tabacchificio, con Raffaele Carbone, Sara Rufrano Aliberti e il sottoscritto. Questo è stato, diciamo, sicuramente l'anima, l'ossatura di quella che era la manifestazione, di quello che è stato poi nel vivo la manifestazione. I luoghi che abbiamo visto, in qualche modo, le location, il Teatro Modernissimo a Telese Terme, che c'è un piccolo anche ricordo personale, aver incontrato delle persone di Aquara lì a Telese, è stato anche un atto, diciamo, piacevole, e alla provincia, Palazzo della Provincia a Salerno, al teatro nel centro di Benevento, nella Certosa di Padula, a Padula, Certosa San Lorenzo a Padula, a Pietrelcina, al Palazzo dei Tommasi Bozzi, poi centro di Benevento presso l'Università del Sannio, e penultimo all'ex tabacchificio, e in ultimo qui al centro Fieravanti Serraino, che permettetemi, per l'associazione, per me e per l'associazione, è sempre un po' emozionante essere qui, terminare in particolare qui presso questo centro questa nostra percorso, insomma, in nuove iniziative, e di condividerle in qualche modo ancora con Fiore. Quello che dicevi, i patrocini, velocemente, giusto che ho detto, i patrocini abbiamo avuto, come dicevo, siamo stati inseriti nella programmazione annuale della Regione Campania 2023, abbiamo avuto il patrocinio dell'Università del Sannio e il Liceo Scientifico Rum ha curato l'aspetto legato alla formazione docenti. Abbiamo avuto ovviamente nei tutti i posti dove siamo stati il patrocinio, il supporto, quindi dalla provincia di Salerno e di Benevento, dalle città di Salerno e di Benevento, dai comuni di Aquara, Capaccio, Pestum, Padula, Pietrelcina e
e Telese Terme, perdonatemi, il quale va un ringraziamento sentito per averci dato la possibilità di usufruire gli spazi gratuitamente. Quindi questo è doveroso ricordarlo. Quello delle scuole e poi una cosa che abbiamo realizzato. All'interno dell'associazione abbiamo i fratelli Pagano che hanno realizzato la Pascalina, tra le varie cose che Pascal ha realizzato, è una ricostruzione chiaramente, era dei meccanismi meccanici, è la prima calcolatrice praticamente. Pascal la realizzò per aiutare il padre a fare i conti di famiglia in qualche modo e quindi si inventò un primo meccanismo il quale potesse calcolare velocemente le somme e sottrazioni. Questo meccanismo è stato realizzato da Umberto e Francesco Pagano e meccanismo che è stato spiegato, è stato trattato nell'appuntamento a Salerno, quindi hanno spiegato il meccanismo di come funziona, è una versione semplificata chiaramente, però è dell'idea della genialità anche pratica, se vogliamo, di Pascal in qualche modo, quindi del meccanismo come funziona, poter fare queste operazioni, e le scuole che hanno partecipato come dono, insomma così, abbiamo fornito una pascalina come segno di riconoscimento in qualche modo alle 5 scuole che hanno partecipato. Quello che dicevo, questa era per quanto riguarda la formazione sul corso Piattaforma Sofia, il quale dicevo ai 54 docenti che hanno seguito il corso di aggiornamento. E i sostenitori, quelli dicevo prima, avevo nominato, un grazie ancora quindi a Tiziana Possemato e al presidente Rosario Pingaro per il sostegno da parte di Atcalt e Casalini Libri e la parte della BCC di Capaccio Pestmo, Serino, che ci sostengono nelle nostre, credono nelle nostre attività e ci sostengono con i fatti. Un'anima sicuramente che ha permesso di poter espandere l'idea di poter realizzare una manifestazione era quella di poter realizzare il webinar. Inizialmente di come poter realizzare una manifestazione di questo tipo sì, c'erano vari modi, varie filosofie di pensiero, modi di interagire, di agire. Chiaramente questo chi ha fatto fare un salto di qualità, meno parlo dal lato dell'associazione, è stato Luigi Ferrante, è stato, che ci ha permesso di dare una tridimensionalità, l'aspetto webinar è sicuramente di Luigi e di Mennato, che chiaramente hanno permesso di permettere di poter realizzare l'impianto di creare un evento in sede, ma poterlo trasmettere chiaramente in tutti i punti. Come poter far questo? Non è qualcosa di molto semplice. Avete visto prima che, ripeto, chissà l'inghippo dove poteva essere. Abbastanza complesso nella sua realizzazione, ma questo permette di poter veicolare in un modo totalmente diverso a quello che potrebbe essere la realizzazione solo in sede. Un grazie chiaramente va anche a Capozzoli Cartografiche, che chiaramente ha curato l'aspetto tipografico di le locandine, insomma, tutto quello che l'occorrente insomma, per realizzare. E l'ultimo aspetto di Res Cogitans è sicuramente la pubblicazione degli interventi, e quindi dei singoli relatori, con l'University Press della Federico II che pubblicherà tutti gli atti del convegno. Quindi in primavera ogni relatore manderà quello che è il proprio lavoro e l'Università Federico II pubblicherà praticamente l'insieme di quello che è stato Res Cogitans. Questo è, e iniziamo dopo una serie di
rimbalzi, ritardi, è la seconda parte, in cui ci sarà una panoramica da parte di i relatori, brevemente in qualche modo, che hanno dato la parte dei relatori che hanno dato parte ai singoli interventi, in cui lascio la parola a Minnato per questa parte. Antonio, sei altissimo. Buonasera, buonasera a tutti. Cominciamo subito, visto i tempi che si sono un po' dilatati. Arturo, se mi cambi la slide, questa seconda parte abbiamo deciso di intitolarla Eredità pascaliane, perché, come ha ben detto Antonio, Pascal è stato un pensatore geniale, multiforme, che ha prodotto moltissimo in tantissimi campi, ma è stato anche germinale, ha dato cioè la possibilità ai secoli successivi di mettere a frutto tutte le sue intuizioni in tantissimi campi. È stato un pensatore originale, certamente, ma anche eterodosso, irregolare, disorganico e soprattutto un pensatore marginale. Non so se faccio una buona pubblicità alle scuole, ma Pascal non è mai andato a scuola nel senso regolare del termine. La sua formazione l'ha curata il padre Etienne. Ma come tanti geni è stato una persona un po' ai margini, sia della società, sia dell'accademia. Ed è stata anche una persona che ha avuto difficoltà a farsi comprendere. Anche dal punto di vista religioso, Pascal, giansenista, ha avuto moltissimi problemi, soprattutto negli ultimi anni, quando l'attacco al movimento giansenista da parte di Luigi XIV si è fatto, negli ultimi anni della sua vita, intendo, si è fatto pressante. In questa presentazione vi faremo vedere, spero senza annoiarvi, tutta una serie di tutti quelli che sono stati i campi dell'interesse. Degli interessi di Pascal e soprattutto quelli che possono essere stati gli sviluppi successivi. Arturo, se mi cambi la slide possiamo cominciare con la matematica. Gigi e Marcello, se vogliono, possono anche insieme. Sì, eccola qua. Prego. Sì, vabbè. Allora, Pascal, abbiamo già detto ripetutamente che è stato molte cose, no? Si sente? E tra queste cose sicuramente è stato, si è occupato di matematica. Lui era un matematico dilettante, però è stato un matematico di rilievo. E allora dove comincia la sua storia? La sua storia comincia da bambino già, quando aveva 12 anni, il padre, è vero, non è mai andato a scuola, ma il padre aveva una bella biblioteca e poi organizzava dei circoli, era molto attivo il circolo di padre Mersenne, che era un noto matematico dell'epoca, e insomma Pascal respirava di questi incontri e si appassionò fin da subito alla geometria, in particolare alla geometria euclidea, fin da bambino. Diciamo come produttore, come scrittore di matematica, si annovera già all'inizio del 1640 dei cenni sullo studio delle coniche. Questo ce lo racconta Leibniz. Se vai avanti, Arturo, e quindi vai, scorri un po', perché questo l'ho già detto. E poi è noto soprattutto per insieme a Fermat, come diciamo da colui il quale da cui parte diciamo uno studio sistematico del calcolo delle probabilità.
Poi lui si interessò molto del triangolo aritmetico, quello che viene chiamato il triangolo di Pascal, non so se noi lo chiamiamo il triangolo di Tartaglia, ma viene chiamato triangolo di Pascal, sicuramente l'avrete visto su molti manuali di matematica e non solo. E poi si trattò alcune questioni di geometria proiettiva. Vai un po' avanti. Che cosa... Possiamo tornare indietro dopo, continua tu. No, no, vai. Vado io? Io nella mia relazione invece ho trattato la parte che riguarda l'aspetto sempre geometrico, però quello che ha privilegiato Pascal è stato l'aspetto della geometria proiettiva piuttosto che quella diciamo algebrica, cioè quella che secondo Pascal era fortemente inquinata da una base algebrica che è la geometria introdotta da Cartesio, che in quel periodo naturalmente stava nascendo e stava prendendo piede. Quindi ho parlato della geometria e soprattutto ho fatto riferimento nella mia relazione ad alcuni passaggi storici, epocali, quando praticamente nello studio dei problemi che i geometri greci si sono posti, problemi importanti che si sono posti i geometri greci, è venuto fuori l'interesse per i luoghi geometrici per risolvere alcuni problemi che la geometria dell'epoca, cioè la classica geometria riga e compasso, non potevano risolvere. Quindi, prendendo spunto da quello che Pappo scriveva a proposito dei problemi risolti, ho parlato un po' della duplicazione del cubo, il problema della duplicazione del cubo che è legato ad una leggenda nota come leggenda di Delo, e poi successivamente ho fatto riferimento ad alcuni luoghi geometrici famosi per la trisezione, e cioè la possibilità di dividere l'angolo in tre parti uguali attraverso una costruzione articolata che non si poteva più basare semplicemente su riga e compasso. Per cui io adesso tra queste naturalmente poi l'evoluzione ha portato a le varie forme geometriche, una delle quali, uno dei luoghi, è quello noto come lumaca o chiocciola di Pascal. La chiocciola di Pascal, questo a titolo anche di curiosità, è stata studiata in modo approfondito dal papà Etienne. Questo, diciamo, rapidamente ho utilizzato nel mio percorso un software di geometria dinamica che si chiama GeoGebra e che mi ha permesso naturalmente di dare, diciamo, anche una impostazione un po' più chiara con l'aiuto e il supporto delle immagini e delle animazioni, è stato possibile vedere queste costruzioni. I riferimenti sono al metodo pratico di Archimede, alla trisettrice di Maclaurin, appunto si chiama trisettrice proprio perché ha avuto come ruolo determinante quella della trisezione dell'angolo, e il luogo geometrico è quello in rosso che vedete tratteggiato, che nasce proprio diciamo come prerogativa della trisezione. La concoide di Nicomede e poi infine la trisezione con la lumaca di Pascal. Io invece ho trattato in particolare il carteggio tra Pascal e Pierre de Fermat in merito ad alcune questioni che furono poste a Pascal da un suo amico, un tal Cavalier de Meret, noto per essere un giocatore d'azzardo, essere interessato al gioco d'azzardo. Era molto diffuso all'epoca, insomma, il gioco d'azzardo, e quindi erano sorte naturalmente alcune questioni. Cavalier de Meret le sottopose a Pascal e avviarono poi un carteggio con Fermat. L'anno meraviglioso di Pascal è il 1654, che è l'anno in cui avviene e prende corpo il carteggio.
Ma non solo, nel 1654 Pascal in realtà aveva presentato il suo programma di lavoro, aveva intenzione, probabilmente, forse l'ha fatto, aveva intenzione di scrivere un'opera omnia che trattasse di varie questioni, se le scorriamo, prima abbiamo visto anche questioni di aritmetica, voleva cominciare, diciamo, era diviso in libri, un po' alla tipo Elementi di Euclide, no? E un primo libro doveva trattare di teoria dei numeri figurati, perché questo si probabilmente veniva dalla scuola di Mersenne, che era un pitagorico, e lui aveva preso, quindi, diciamo, spunto da quello, anche la teoria dei quadrati magici e bimagici. So se conoscete i quadrati magici. I quadrati bimagici sono quelli cioè, una volta tolto il contorno, quello che rimane ancora è un quadrato magico. Venivano chiamati quadrati bimagici, qualcuno li chiamava anche quadrati diabolici. Poi voleva trattare il problema di Apollonio, che era un problema noto, quello di date tre circonferenze, costruire con riga e compasso una quarta circonferenza che fosse tangente alle tre circonferenze date. Era un problema abbastanza noto nella storia della matematica. E poi sempre questioni sulle coniche, sui luoghi piani, molti li ha citati già Gigi, insomma, avviare uno studio completo delle coniche. Quest'opera è andata perduta, quindi non sono riuscito a capire se effettivamente fosse stata scritta da Pascal, almeno in appunti, e poi non è stata, diciamo, tramandata dai suoi eredi, è andata perduta, ma doveva essere un'opera monumentale, quindi veramente avrebbe potuto in qualche modo configurare Pascal come un matematico pieno, non più come un matematico dilettante, qualora fosse così non è stato. E poi insomma, tratta poi del triangolo aritmetico e di quella che lui chiamava la geometria del caso, che è poi il calcolo delle probabilità. Giusto l'ultima cosa che poi era il tema della mia relazione, è il principale problema posto dal Cavalier de Meret, è chiamato il problema delle parti o della partita interrotta. Ci sono due giocatori che giocano a dadi una partita a n punti, dopo un certo numero di giocate decidono di interrompere la partita quando un giocatore aveva realizzato m punti e l'altro giocatore p punti, e quindi si chiedevano quale fosse il modo equo di ripartirsi la posta. Probabilmente bisognava fare casi in cui uno dei due giocatori era in vantaggio, e quindi dicevano: se interrompiamo è giusto, come dobbiamo dividerci la posta? Chiaramente chi era in vantaggio avrebbe dovuto prendere un po' in più, e quindi si ponevano la questione quale fosse il modo più equo. Diciamo, possiamo dire che questo però è sempre una mia interpretazione di tutta la matematica trattata da Pascal, quali sono le gemme del suo pensiero matematico. L'uso del principio di ricorrenza sicuramente, perché uno dei precursori del principio di induzione, che è uno delle tecniche di dimostrazione, le dimostrazioni sono in genere quelle logico-deduttive, e poi quelle che usano invece il principio di induzione matematico. In Pascal non è il primo, già c'era stato Maurolico, che era un siciliano, ci sono tracce dell'uso del principio di ricorrenza, del principio di induzione. Poi l'introduzione del concetto di speranza matematica relativa ai giochi equi e il contributo alla geometria proiettiva. Queste secondo me sono state le cose, gli aspetti salienti, quindi l'esogramma mistico. Va bene. Come avevo anticipato prima, la parte che avevo trattato, la parte di fisica,
insieme a Sara Rufrano Aliberti, ed era una questione che, casomai mi sposto da qui, che attanagliava da millenni. Per questo stamattina, per portarlo qui, siamo muniti di una siringa, casomai riutilizzo. La questione aristotelica era questa. Se io provo a fare del vuoto, quindi prendo una siringa e provo a tirarla, cioè se la tiro con la parte aperta, io questa operazione la posso fare con nessuna grossa problema di fondo. Però se io tappo, ermeticamente, e provo a fare del vuoto, non è una cosa molto semplice da fare. Si crea una certa resistenza che Aristotele notò e chiamò questa cosa, che spiegava questa cosa, che c'è, si crea una forza quando vado a fare questa cosa. Infatti appena ritorno, quello ritorna nella posizione iniziale. Chiaramente se io stappo, quello non succede, quello una volta aperto resta sostanzialmente come prima. Questo comportamento che Aristotele osservò l'ha nominato, l'ha battezzato horror vacui, cioè che la natura per qualche ragione ha paura del vuoto. Quindi quando si va a creare del vuoto, in qualche modo si comporta in maniera tale da riandarla a riempirlo, manifestando cosa come una forza in qualche modo tende a rioccupare l'intercapede che io cerco di aprire in qualche modo. Questa cosa qui è che quindi Aristotele, stiamo parlando del terzo secolo avanti Cristo, è qualcosa che ha caratterizzato l'umanità praticamente fino al 1600-1500. Tutta una serie di problemi relativamente a questi erano ricondotti al fatto che la natura non predilige il vuoto. Quando si dovesse creare, in qualche modo fa per riempirlo subito. Più vuoto creato e più la natura vuole ritornare a riempirlo veementemente. Più lo faccio forte, più questa cosa ritorna a un punto tale che non riuscirei nemmeno a creare, insomma, un'altra cosa che Aristotele diceva con l'horror vacui, spiegava come si fa a bere da una cannuccia. Le bibite, insomma, anche i tempi di Aristotele, anche degli antichi egizi, c'erano questi tubi in cui uno succhia il liquido. Come si fa a bere da una cannuccia? Secondo Aristotele, perché si beve dalla cannuccia? Perché quando vado ad aspirare, io creo come se creassi del vuoto, quindi il vuoto crea una forza che tende a riempire il vuoto creato e quindi risale il liquido. Questa è l'idea sostanzialmente dell'horror vacui, che, come dicevo, ha garantito le sobrietà mentali delle persone per ben 19 secoli, in grosso modo. Solo che nel 1600 c'era un problema che fu posto a Galilei, secondo il quale dei fontanieri, c'era un problema tecnico nel 1500 che era: ma possiamo far arrivare una fontana, il getto, lo zampillo di una fontana superiore a un certo valore, mi pare 10 braccia, insomma non ricordo bene. Solo che con le pompe che loro avevano, il problema è che non andavano certo oltre soglia. La spiegazione al 1500 era: non va più sopra, perché con le pompe che loro avevano, e dopo un po' arriva l'horror vacui, non si riesce a superare e quindi non esistono. Questo problema posto a Galilei, diciamo, non era propenso all'horror vacui. Diciamo, l'horror vacui è stato un modo di spiegare quello che succedeva con questa cosa qui, ma che non ha convinto totalmente Galilei, anche se Galilei non ha compreso fin in fondo quale fosse la ragione di questa cosa, ma si è innescato un meccanismo in quel fermento della rivoluzione scientifica del 1500-1600, in cui più persone, Galilei, Torricelli, Pascal, per quello che abbiamo visto, che si sono cimentati, e non solo, che si sono cimentati a piede per dare risposta
a una domanda che, se volete, lo richiedeva la tecnica di allora. Le esigenze di allora era: dobbiamo costruire le fontane, abbiamo bisogno delle pompe, solo che non riusciamo a fare di portare l'acqua al di sopra di una certa cosa, insomma. Come facciamo a superare questa cosa? Perché è impossibile farlo. Due strade: o si ragiona al modo di Aristotele, oppure si apre un mondo nuovo che in qualche modo porterà poi alla comprensione, a battere l'idea dell'horror vacui e a comprendere che il meccanismo che sta alla base è totalmente diverso. Ora, al di là di questa cosa qui, e quindi Galilei, il suo allievo Torricelli, ha dato un grande contributo a capire cosa succede in qualche modo. Con qualcuno di voi forse avrà sentito, il problema è che è facile parlare di pressione oggi, perché è una cosa che ci viene scontato, ci viene naturale pensare, ma non lo era così scontato all'epoca. E quindi, quando uno non ha le idee già cucinate, ma le sta cucinando, le sta creando, ci vogliono molte volte dei secoli per prendere forma, sintetizzarle, togliere il superfluo, l'eccesso e arrivare all'essenziale. In ogni caso, dicevo, Galilei, Torricelli, e poi dall'Italia arrivò in Francia queste sorte di esperimenti di capire cosa succede realmente, ma quando si crea, poi la questione era diventata, ma io quando vado a tirare realmente ho creato del vuoto? E c'era tutta una discussione dell'epoca in quale abbiamo trattato, c'era chi diceva no, non si crea mai del vuoto perché quando tu vai a tirare ci sono degli spiriti che entrano attraverso il vetro e vanno a riempirlo, perché Aristotele aveva ragione, insomma, era una questione aperta in cui tutta l'Europa era coinvolta nel cercare di dare risposta a questa cosa. In Italia abbiamo avuto Torricelli, che è stato il primo a comprendere, a legare la connessione che una colonnina di 76 centimetri di mercurio equivale alla colonna di, che è la pressione atmosferica, sostanzialmente, quale abbiamo. E i lavori di Torricelli arrivano in Francia, vengono portati, arrivano ai padre e figlio Pascal, i quali si cimentano e riproducono tutti gli esperimenti di Torricelli, danno conferma delle evidenze di Torricelli e da un'opera ammirabile che scrivono esperimenti nuovi sul vuoto, in qualche modo Pascal mette fine all'idea dell'horror vacui, questa paura del vuoto che non esiste, non c'è nessuna paura del vuoto, ma da un meccanismo totalmente diverso. Quale? Che dobbiamo cambiare prospettiva. L'idea qual era? All'Aristotele, quando io faccio questa cosa così, secondo Aristotele, la forza che si genera nell'opporre al pistone, di riuscire a tirare al pistone, è qualcosa che si crea nell'intercapedine, il vuoto. E questa è l'idea aristotelica, sostanzialmente. Mentre l'idea di Pascal, e poi utilizzeremo le parole moderne per dire questa cosa qui, no, non è quello, è il problema che è l'esterno che spinge sul dentro. Mentre Aristotele sostanzialmente dice no, è il dentro che attira l'esterno, la prospettiva del metodo scientifico è quella di capovolgere sostanzialmente la descrizione del fenomeno e di dire no, guarda, quello che tu, quella forza che vedi, non è generata dall'interno, è dall'esterno. Cambiare semplicemente prospettiva, di vedere le cose, di reinterpretarle, di dare una nuova visione, questa è una cosa che non è così banale. Ci sono voluto quasi 2 millenni, insomma, per cambiare, rivedere, ripensare. E quindi la cosa che in maniera breve volevo presentare qui era dall'horror vacui alle parole giuste. Beh, allora, quali sono queste parole giuste che in qualche modo ha definito Pascal, Blaise Pascal, nel merito di questa questione? Beh, è stata la questione della pressione, concetto di pressione. Che cos'è? Beh, quello che sostanzialmente l'idea è, sia una superficie e su questa applico una certa forza,
Su questa qua, in generale, la forza la posso pensare come due contributi, uno ortogonale e l'altro parallelo. Sostanzialmente quello parallelo, quello verde, non contribuisce ai fini della pressione, anche perché la forza verde non spinge, ora senza essere troppo rigorosi, non spinge sulla superficie. Quello che conta sulla superficie è la forza che spinge sulla superficie, che è quella rossa. Possiamo definire una quantità che è definita in questo modo qui. Una forza per unità di superficie. Questa cosa semplice che viene oggi presentata così, tutta la questione sull'horror vacui, e viene data, sì, vabbè, è banale, la pressione, tutto il meccanismo dietro che c'è, non era così banale. Nel 1600 non era così banale e scontato parlare in questi termini, con queste parole, con questo linguaggio, e di reinterpretare le cose in un modo piuttosto che in un altro. Chiaramente Aristotele ha un grande merito, è quello di aver posto il problema. Per quanto non sia totalmente corretta poi l'interpretazione che lui ha dato di questo tipo di fenomeno, poi cercheremo di capire come funziona realmente, la cosa è, la grandezza di Aristotele è di essersi soffermato di fronte a un qualche cosa e di averla fatta esistere semplicemente nel momento in cui lui l'ha raccontata. Per quanto poi l'interpretazione non sia totalmente corretta, però ha il grande merito di averla in qualche modo posta in essere. Quindi questo diciamo su Aristotele. Il problema è chi ha seguito Aristotele nell'immediato, che non si è soffermato a dire, beh, forse non aveva totalmente ragione su questa cosa. Perché è importante la pressione? Beh, la pressione è quella grandezza che ci permette di spiegare, beh, siamo già dicendo questa parola, siamo abituati a sentire qual è la pressione atmosferica, domani è bassa o alta pressione, pioverà o non pioverà? Come facciamo a discriminare dalla pioggia dal sereno? Beh, la meteorologia, chiaramente la pressione è un po' la regina, non è solo l'unica grandezza che la caratterizza, cioè l'umidità, ci sono tanti altri aspetti, ma sicuramente avere alta o bassa pressione è un discriminante per avere cattivo tempo dal bel tempo. E quanto è importante una grandezza di questo tipo? Per questa cosa qui volevo fare questa piccola, chiamarla esperimento è una parola grossa, non lo è, però far capire quanta è l'importanza di una cosa, di questo concetto. È una classica riga da scuole medie che mettiamo in questa posizione, ok, ah sì, grazie, e lascio cadere, mettiamo un po' più qua davanti, mettiamo qua, e lascio cadere una pallina al suo estremo. Cosa succederà? Faccio cadere al suo estremo. Cosa potrà mai succedere? Non avete paura, non è un'interrogazione, non è nulla, ma l'esperienza comune, che il soggetto cade rovinosamente a terra e tutti vissero felici e contenti. Ora la domanda è, io non voglio far cadere più la riga. Rimetto nelle stesse posizioni di prima. Ora è il peso di un foglio. È capace di non far cadere la riga? Un foglio. Allora, quello che facciamo, metto il foglio, e è totalmente diverso. E ora vuol dire, vabbè, ma bastava un foglio. Questo è chiaramente contraddittorio, se un foglio riesce in qualche modo a bilanciare, non a cadere. No, aspetta un attimo. Anche se proprio il peso del foglio, uno dovrebbe fare un'altra cosa. Dovrebbe rifare, la massa del foglio non cambia chiaramente. La riposizione, voglio vedere se realmente il peso del foglio che riesce a fare questa cosa. Quindi posizioni il foglio lì. Beh, sicuramente il peso del foglio, diciamo che in un caso è riuscito a bilanciare, l'altro no. Allora, in questa cosa è un po' capziosa, chiaramente non è il peso del foglio. Il peso del foglio non riesce
a mantenere l'urto e a bilanciare in qualche modo l'urto della pallina sulla riga, ma succede qualche altra cosa allora. Che quello che cambia sostanzialmente è che la superficie di contatto, il foglio esteso se vogliamo, ha una superficie maggiore rispetto a quando il foglio è accartocciato, ed è l'idea qual è? Che in questa stanza uno deve pensare che c'è una pressione atmosferica e che la pressione esercita su una certa superficie una data forza. Tendenzialmente la forza è proporzionale alla superficie stessa, a parità di pressione. Quindi maggiore è la superficie, maggiore sarà la forza esercitante. Quindi sulla riga quello che succede, in questo caso qui, uno deve pensare che la forza che esercita qua sopra è qualcosa che è data dal valore della pressione per questa superficie qui. Quando ho rifatto la cosa piccola, deve fare quel valore della pressione per questa superficie qui. Questa cosa Aristotele non l'avrebbe mai spiegata. L'horror vacui, non ho proprio idea Aristotele come avrebbe potuto spiegare questa cosa. Questa cosa è molto più semplice. Per quanto questa cosa possa essere semplice, la complessità che ci è voluta nei secoli, nei millenni, per poter sintetizzare l'opera di Pascal è ancora un'epoca, è un'opera nella prima fase della scienza, quindi molto descrittiva, usa molte parole per descrivere che cosa, per arrivare a questa slide praticamente. Cioè ad oggi tutta l'epopea di Pascal potrebbe essere in parte essere racchiusa in questa cosa qui, con un'estrema, questa sembra quasi una forma di poesia ermetica in cui ci sono pochi aggettivi, poche parole per descrivere una miriade di situazioni. Qua ci sono descritte proprio tutte, con queste parole giuste, comprese, Pascal è un interprete di chi ha costruito quelle parole giuste, sconvolgendo Aristotele con l'horror vacui e definendo uno standard per i posteri di quello che è la fisica, in qualche modo, con delle cose tutto sommato semplici. Forse oggi uno non ci pensa nemmeno, ci presta chissà quanta attenzione sopra, vabbè, quelle sì, è banale. No, non è proprio così, non è proprio così banale. Quanto Pascal è coinvolto con la pressione? Beh, se Newton è il padre delle forze, Pascal è della pressione. Il Pascal infatti è anche l'unità di misura della pressione del sistema internazionale, quindi se nella scienza uno si ricorda Newton per le forze, Blaise Pascal è ricordato per la pressione. I suoi contributi dati alla ricerca di capire che l'horror vacui e poter dire che l'horror vacui di Aristotele è falso e che il vuoto lo posso costruire, lo posso realizzare, bene, ha questo un nome, Blaise Pascal. E oggi la comunità scientifica lo ricorda avendo dedicato l'unità di misura della pressione. Quindi è a livello di Newton da questo punto di vista. Quindi i suoi contributi sono in fisica e tra i padri nobili da questo punto di vista. Che cosa ricordiamo e cosa ci ha lasciato anche Pascal oltre a questo? Ah, chiaramente non riesco a tirarlo fuori perché chi mi fa la pressione da fuori è la pressione qua sopra che non mi permette di aprire. Cioè la forza che sento in qualche modo viene da lì. È il principio di Pascal e vabbè, lo usiamo ogni volta che praticamente spremiamo il dentifricio. Dice in qualche modo che se io faccio pressione su un liquido, la pressione si distribuisce equiforme in maniera uniforme su tutta la superficie. E questo ci permette di spremere il dentifricio in qualche modo. Quando il dentifricio non si può spremere più bene, quando non c'è più il liquido o la pasta del dentifricio all'interno, e quindi lì, pur che fate forza, non esce fuori in qualche modo. Ci deve essere un liquido, un fluido, un materiale in qualche modo, che se sottoposto a delle pressioni, quelle le distribuisce in maniera uniforme e permette la fuoriuscita. Ma può essere utilizzato in martinetto idraulico. Quindi io posso con un piccolo sforzo alzare una macchina
pesante in qualche modo, un meccanico, questa è una cosa che utilizza, e l'idea di come poter far il meccanismo di far frenare i freni della macchina, quindi tutto sommato con un piccolo forza del pedale del freno riesce a sviluppare una forza frenante della macchina, e così via. In ultimo, forse un altro aspetto importantissimo di Pascal è questo, non so quanto consapevolmente, ma diciamo per i successi posteriori, è quello che lui definì quando mandò suo cognato Florin Perrier come ultime prove per dire che l'horror vacui non esiste, che nel 1648 mandò il suo cognato sul il Puy de Dôme, una montagna di 1400 metri al centro della Francia, in cui utilizzò il barometro torricelliano, praticamente del mercurio, con questa canna capovolta all'incontrario, e comprese che la variazione della colonnina, quando diciamo 776 mm di mercurio, in grosso modo questo è a livello del mare. Oggi sappiamo che se uno va in montagna la pressione è minore, ma al tempo di Pascal no. Se oggi lo sappiamo è grazie a Pascal, che Pascal ebbe l'intuizione che il fatto che la colonnina di un barometro di Torricelli si abbassava è legato al fatto che la pressione è diversa. A questo punto Pascal ha avuto la grandezza non solo di comprendere un fenomeno, ma di aver costruito uno strumento e quindi di creare a tutti gli effetti quella che è la fisica. Perché la fisica è quella disciplina che utilizza grandezze le quali possono essere misurate. E avere uno strumento rigoroso che non dipende dall'osservatore, dallo sperimentatore, dal luogo, dal tempo, dall'umore, da tutto quello che vogliamo noi, ma è oggettivo, è una cosa fondamentale per poter far fisica. E Blaise Pascal, con questo invio, lui non ci andò, restò a Parigi, e praticamente ha costruito quello che oggi è il barometro. Se oggi abbiamo il barometro e l'utilizzo che ne facciamo per misurare, è una cosa che la dobbiamo a Blaise Pascal a metà 1650. Questo è. Grazie. Grazie Antonio. C'è un altro piccolo contributo, se lo fai dopo? Sì, no, era l'introduzione. Buonasera. Io, insieme a mio fratello Francesco, ho provato a realizzare questo modello semplificativo della pascalina. L'idea di fare la pascalina è nata un po' per caso, perché una sera mi sono trovato a parlare con Arturo e mi accennò questa serie di appuntamenti sulla figura di Pascal. Allora, incuriosito, me lo vado un po' a studiare e scopro che tra le tante cose Pascal ha inventato anche la pascalina, uno strumento di calcolo meccanico. E quindi all'inizio avevo fatto una versione virtuale e funzionava abbastanza bene. Però poi quando la sono andata a realizzare, non è che funzionava subito al primo tentativo. Infatti questa è la prima versione che ho fatto, e oltre ad essere molto brutta esteticamente, non è che funziona molto, molto bene. E sono arrivato poi, dopo vari tentativi, a una versione più bella esteticamente, ma anche funzionale. Ho cercato di mantenere lo stesso principio di funzionamento della pascalina originaria. Infatti quella originaria era molto complicata perché aveva molti ingranaggi, e ho cercato di semplificarla il più possibile, fino alle centinaia. La grande novità di Pascal è stata tener conto del riporto, cioè ad ogni giro completo si spostava di una decina, cioè in pratica sommava ogni 10, effettuava il riporto in automatico, che non era una cosa abbastanza
che non è una cosa semplice. Infatti, a mano è molto facile sbagliarsi. Questo qua è ancora oggi il principio che regola il funzionamento tipo dei contachilometri, dei contagiri dell'acqua. È questo. C'era l'altra slide. Sì, ma questa dove? Ah, va bene, quindi sul linguaggio di programmazione. E poi l'ultimo contributo sulla filosofia. Invito Giuseppina se vuole illustrare le sue due slide, dopodiché concluderò io sperando di non annoiarvi. Prego. Grazie, grazie Bernardo. Sì, sì, tanto... Sì, ok. Allora, io cercherò di essere breve, perché in effetti sintetizzare l'eredità filosofica di Pascal è un po' complesso. La tematica che ho scelsi per il mio intervento è stata quella della temporalità, proprio perché il tema del tempo per Pascal era determinante. E richiama anche quanto è stato detto dal punto di vista fisico, in quanto l'elemento centrale è il concetto di pienezza per Pascal, cioè si tratta di ricondurre tutto ad un senso che possa avere un valore in qualche modo determinante per l'esistenza di ciascuno. Da qui l'immagine di Dalì, che potrebbe in apparenza sembrare qualcosa che in qualche modo non ci concede di cogliere questo senso, ma che in realtà ci invita a sforzarci ed andare al di là di ciò che appare. Quindi Pascal in qualche modo ci invita ad usare il pensiero per cogliere perfettamente quella che è la dimensione che va al di là dell'apparenza. E ovviamente non poteva non essere citata l'espressione molto importante di Pascal, quella secondo cui l'uomo non è che una canna, la più fragile di tutta la natura, ma è una canna pensante. Quindi, secondo Pascal, tutta la dignità dell'uomo sta nel pensiero. Lavoriamo dunque a ben pensare e questo è il principio fondamentale della morale. Questi due concetti sono collegati tra loro perché il pensiero chiaramente è qualcosa che ci conduce, ci guida nelle scelte e ci in qualche modo inchioda a dover comprendere questo senso di cui parlavamo prima. Quindi mettere il pensiero al centro e quindi la riflessione al centro delle nostre azioni e della morale significa anche andare al di là di quell'aspetto finito che il contesto culturale di Pascal richiamava. Grazie Giuseppina. Chiudo, avevo moltissime slide da farvi vedere ma non vi sequestrerò, quindi cerco di andare molto velocemente. Che cosa ci lascia Pascal? Chi sono i figli di Pascal? Ma prima partirei da questo piccolo frammento, il 146 dei pensieri. La grandezza dell'uomo è grande in quanto si riconosce miserabile. Un albero non si riconosce miserabile. È dunque essere miserabile il riconoscersi miserabile, ma è essere grande il riconoscere di essere miserabile. Mi ha fatto pensare ad una persona forse lontanissima da Pascal e tra i tanti padri, escluso quello biologico, Etienne, a cui faceva riferimento anche Gigi, uno dei, a cui mi ha fatto pensare è Socrate, perché sapere di essere qualcosa, sapere di essere che cosa, domandarsi chi si è fondamentalmente il motto che era sul frontone del Tempio di Apollo a Delfi, gnotis e auton, conosci te stesso. Ora, conosci te stesso è un invito, uno stimolo. Chiediti chi sei, chiediti qual è il tuo destino, chiediti qual è la tua strada, chiediti che cosa vuoi, cioè fondamentalmente fatti domande su quella che è la tua vita, la tua esistenza. Ed in questo senso, secondo me, non si va lontano dal vero se si dice che Pascal è un esistenzialista
ante litteram. Ma chi sono i suoi figli dunque? Beh, il primogenito, secondo me, non può che essere questo signore, Søren Kierkegaard, il quale ha preso tantissime cose da Pascal, la domanda sul senso dell'esistenza, la domanda sul senso della vita, ma anche il concetto di divertissement, che qui non abbiamo tempo per illustrare e non possiamo addentrarci in certi aspetti tecnici, però fondamentalmente il divertissement che richiama Pascal è l'ottundimento, la distrazione, che è la condizione nella quale ci troviamo molto spesso noi tutti, noi della contemporaneità, non voler pensare a ciò che veramente merita di essere pensato, la nostra sorte, il nostro destino, lo scopo per cui siamo venuti al mondo, la direzione verso cui procedere, domande alle quali non sappiamo rispondere e non vogliamo rispondere e non rispondiamo. Ci distraiamo in occupazioni che ci devono togliere la preoccupazione di quella risposta. Bene, Kierkegaard ha immortalato in una figura questo divertissement, il seduttore, la persona che vive nell'attimo, nel momento, superficialmente, senza fare scelte che siano ponderate, profonde, responsabili. Ma secondo me, figlio di Pascal, anche quest'altro, questo è molto più vicino a noi, è Giacomo Leopardi, ma come pecora nera, diciamo così, un figlio un po' ribelle. In uno scritto, in una poesia a se stesso, Leopardi scrive: amaro e noia la vita, altro mai nulla, l'infinita vanità del tutto. Leopardi se le ha fatte le domande e ha risposto: niente vale, tutto è vano e per noi non c'è altro che dolore e sofferenza. Aleggia nella filosofia di Leopardi e in quella che sarà tutta la filosofia dell'Ottocento e del Novecento uno spettro che si aggira per l'Europa, come avrebbe detto Marx, lo spettro del nichilismo. È un figlio ribelle, evidentemente, Leopardi, perché Pascal era tutto tranne che nichilista, aveva la speranza, la certezza, diciamo, dal suo punto di vista, della salvezza eterna, dell'aldilà, del divino come salvifico. E invece Leopardi, che non aveva alcuna certezza nel divino come salvifico, pensava appunto a questa dimensione nichilista senza alcuna speranza. Un figlio di Pascal però, perché Leopardi è uno che si fa la domanda: che senso ha la mia vita? E la risposta è: nessuno. Dostoevskij, il quale risponde in termini molto più cristiani, un cristianesimo, quello di Dostoevskij, molto particolare, non entrerò qui nei dettagli, ma mi piaceva citare forse il suo capolavoro, I fratelli Karamazov, in cui e viene posta la domanda fondamentale, ancora una volta, sul senso dell'esistenza e sul rapporto col divino che potrebbe dare pienezza, pregnanza alla nostra esistenza. Se Dio non esiste, allora tutto è possibile. E qualunque negatività si impadronirà del mondo. L'unica nostra speranza è avere fede in Dio. Pascaliano. Kafka. Con Kafka, che anche lui evidentemente, forse non esplicitamente, si pone la domanda: chi sono, cosa faccio qui, perché sono qui, qual è il mio destino, in che direzione mi muovo? La risposta è: non si capisce il senso di tutto ciò. Vi invito caldamente a leggere le opere di Kafka, se non l'avete già fatto, perché sono, quando le ho incontrate io tempo fa, per me sono state una folgorazione. Tutte opere filosofiche, molto più di tanti saggi filosofici che anche oggi vengono pubblicati. Mi piace citare solo l'inizio del processo, che spiega bene, secondo me, in una maniera folgorante, questa incomprensibilità del tutto.
qualcuno doveva aver denunciato Joseph K, perché senza che avesse fatto nulla di male, una mattina venne arrestato. Alla fine del romanzo non si saprà perché era stato arrestato, ma lui non riuscirà nemmeno ad avere un processo. L'incomprensibilità di una situazione dalla quale lui non è capace di uscire. Kafka, l'Odissea senza Itaca, mi piacerebbe chiamare il suo Ulysses. Anche lui, la domanda sul senso, la domanda sull'esistenza. Non c'è evidentemente nessuna salvezza futura, giriamo in tondo. Se conoscete un po' la trama di Ulysses di Joyce, è una giornata in cui accade di tutto in forma totalmente prosaica, è pieno di antieroi, con viaggiatori che non hanno un'Itaca da raggiungere, come se fossero dei loop esistenziali. Jaspers, la vita come naufragio e scacco. Qual è il senso? Per Pascal c'è la salvezza, per chi crede, anche per Jaspers, ma la vita che noi possiamo qui attraversare la attraversiamo come naufraghi, sempre sotto scacco. Una bellissima pièce teatrale, Aspettando Godot. La vita cos'è? Perché vivo? Qual è il mio destino? La vita non è altro che un'attesa infinita sempre ad attendere che arrivi qualcosa di significativo che non arriva mai. Aspettando Godot si conclude con Estragon e Vladimir che dicono ok, possiamo andare via, e non se ne vanno e niente succede. 2 ore di spettacolo in cui non succede quasi nulla e non succede nulla neanche alla fine. Andiamo via e stanno fermi. Si chiude il sipario e la vita continua in questa attesa infinita. Questo forse è un libro che conoscete, anzi sicuramente conoscete, perché anche qui è declinata in un altro modo la questione dell'attesa. La vita altro non è che un'attesa infinita. Il deserto dei Tartari parla di questo giovane ufficiale che viene mandato in una fortezza ai confini dell'impero, passa la vita e muore in questa fortezza aspettando che arrivi questa minacciosa presenza dei Tartari, e nessun Tartaro alla fine si farà mai vivo. È un po' la nostra vita che attende che accada qualcosa di significativo e forse passiamo la vita ad attenderlo e niente accade. Un romanzo molto simile, Aspettando i Barbari, di John Cozzi, premio Nobel nel 2003. Anche qui, da cui è stato tratto un bel film con Johnny Depp. Questi sono un po' i figli eterodossi di Pascal, sia Nietzsche, sia Hemingway, che dopo citerò. Mentre Pascal pensava molto alla penitenza, Nietzsche ed Hemingway pensano invece ad una vita presa di petto, vissuta fino in fondo. Forse Nietzsche personalmente non la vivrà fino in fondo questa vita, ma propagandava questo tipo di idea. Invece uno che l'ha vissuta pienamente la vita, il senso della vita sta in questo viverlo in un pieno presente, è Ernest Hemingway, qui ho citato Fiesta. E poi questi sono i figli, forse questi sono i nipotini. Sartre, il cui romanzo capitale, La nausea, risponde alla domanda qual è il senso della vita, qual è il senso del nostro essere qui al mondo. Non lo so che però ho voglia di vomitarlo. Mi sento pieno e nauseato di questa situazione senza senso e senza significato. E l'altro compare francese di Sartre è Camus, l'essere stranieri anche a se stessi su questa terra. Il lungo viaggio che noi possiamo fare da Pascal fino agli esistenzialisti novecenteschi è un viaggio che ci porta per strade forse impervie, alcune forse inesplorate, e anche molto lontano dai pensieri, dalle riflessioni, dai temi che Pascal aveva trattato,
ma secondo me tutti, anche Camus, ateo, anche Sartre, ateo, e moltissimi altri dei pensatori che ho citato, anche Leopardi, devono però a Pascal l'aver aperto una prospettiva interessante, una prospettiva nuova, quella che si interroga prima che su tutto l'esistente, su se stessi. La prospettiva che pone come questione la nostra stessa esistenza. Grazie mille. Vogliamo fare una piccola pausa? Allora, giusto 10 minuti di pausa e riprendiamo dopo per una piccola tavola rotonda conclusiva di questo, di questa bellissima avventura che è stata Res Cogitans. Grazie mille. Siamo ritornati e passiamo alla seconda fase. Con noi abbiamo telematicamente collegati su Zoom il professore Piro, e a quale lascerei la parola per un intervento. Yeah.
ma perché dico che l'intervento è narrativo? Allora, come fare attenzione, la persona che ha scelto di svagarsi perché vive nello sbaglio non è una persona che è travolta da una passione. Noi potremmo pensare che questa persona ha situazioni sbagliate nelle emozioni perché lo travolgono in qualche modo la sua razionalità sia scomparsa e questa persona quindi sia una persona per così un po' infantile, rimasta infantile. Pascal scrive cose non stanno così. La tua tesi è una tesitura affinata e ha citato il concetto di autoinganno che Pascal propone, poi si trova in parte di Pascal, di Pascal parla appunto della nostra gamma di tanti canali dei diritti. E da questo punto di vista è quello che Pascal è fondatore di una nuova concezione tipologica, che è una concezione tipologica che ha molti seguaci oggi, ne ho citato tra cui Proudhon, per certi versi Bourdieu, sono molti studiosi di comportamento sociale seguono questa tradizione tipologica. Cosa sostiene Pascal? Pascal sostiene che chiaro che nel 1950 c'è anche una componente ludica, infantile, che Pascal non in parole, non ritiene sbagliata in certo senso, nonostante tu il guru italianista Pascal, non è che voleva dirci non mi dovete divertire mai. Non è l'elemento negativo, l'elemento negativo si ha quando la persona concentra tutta la sua attenzione, identifica se stessa soltanto in quell'attività pubblica. E perché è sbagliato questo? Perché dice Pascal, molto spesso questo concentrare se stessi su un'attività pubblica serve semplicemente per evitare di pensare ad altro. Poi c'è la scelta, non fatta dello cosciente, però deliberata, che è la scelta di considerare se stessi troppo incapaci rispetto ai problemi che ci affliggono e quindi ritenere che l'unico modo che abbiamo per poter trascorrere una vita, diciamo così, senza angosciarci è appunto dedicarci a qualche attività che ci svaga. Quindi Pascal ci dice spesso lo svago è il modo per nascondere a se stessi i problemi che si hanno. E questa possibilità è data soprattutto nel caso di questo che appunto organizzano molto metodicamente il proprio svago per appunto non come possiamo dire attività di imposto o di distrazione momentanea, ma come attività in cui concentrano così il nucleo vitale della loro esistenza. C'è un problema con il professore Piro. La regia, riusciamo a ripristinare? Passiamo nel frattempo di riottenere il professore Piro in linea. Potremmo sentire Luigi Panella, dottorando in studi umanistici transculturali presso l'Università degli Studi di Bergamo, che passeremo la parola per il suo intervento. Si sente? Sì? Sì. Allora, insomma, volevo ringraziare anche io per l'occasione di un intervento non programmato, diciamo così. E il senso del mio intervento si potrebbe ricollegare all'ultima cosa che ha detto Mennato, ovvero la questione degli allievi pascaliani, perché il mio intervento si è focalizzato su Martin Heidegger e il senso era sostanzialmente quello di mostrare come Heidegger possa essere considerato a tutti gli effetti un enorme allievo pascaliano dal quale riprende moltissimo a livello di impostazione e di struttura di temi pur vivendo in una
in un'epoca completamente diversa e che doveva rispondere alle stesse esigenze in modi ovviamente nuovi e diversi. E in un contesto ovviamente particolare, perché gli studi su Heidegger e Pascal, questa è una cosa che nel mio intervento non ho enfatizzato molto, ma sostanzialmente non esiste una un'opera, come dire, sistematica e completa di tutti i parallelismi che intercorrono tra i due pensatori. Esistono una serie di citazioni, elenchi, perché Pascal purtroppo è citato molto raramente da Heidegger, però come abbiamo potuto vedere nell'intervento al teatro, i luoghi in cui compare Pascal sono dei luoghi veramente importantissimi, perché sono luoghi che sono luoghi in cui Heidegger utilizza Pascal per le proprie problematiche chiave, per i propri temi chiave, che sono, nel caso di Heidegger, la questione dell'essere da un lato e la questione della descrizione del movimento e dell'esistenza e dei caratteri dell'esistere, quindi per l'elaborazione della propria per filosofia dell'esistenza come preliminare per la questione dell'essere, da un lato, e dall'altro lato poi la questione nella parte finale, la questione delle emozioni, in cui Heidegger stesso, come dire, mostra chiaramente il proprio debito antiteoretico, sempre attraverso questi due autori che sono Pascal e Agostino. Per cui il fatto che non sia ancora stata elaborata uno studio sistematico del profondo valore teoretico che hanno questi riferimenti, al di là degli elenchi che ho avuto modo di consultare e di trovare, mi sembrava una cosa abbastanza sorprendente. Poi sono felice che l'intervento con Taro, oltre alla pubblicazione per le Scogitans in italiano, sono riuscito anche a tradurre in inglese, e incrocio le dita, ma l'ho mandato anche ad una importante pubblicazione in italiano, quindi vedremo se insomma sarà selezionato. E vengo adesso da 3 mesi poi di studio a Friburgo, che contiene uno dei maggiori archivi heideggeriani. Ho avuto modo di accedere anche ad alcune fonti originali tedesche, in cui, nonostante il mio progetto di dottorato non verta sul rapporto Heidegger e Pascal, in realtà, confrontandomi con alcuni dei professori e dei massimi esperti heideggeriani lì, si sono trovati, ho esposto brevemente il contenuto della conferenza, in realtà sono trovati estremamente d'accordo, non solo sull'analisi, ma anche sulla necessità di un eventuale sviluppo di queste problematiche qui. Sebbene, ripeto, il mio progetto resta fuori. Più che riassumere nuovamente l'intervento, ribadirei, diciamo, la necessità iniziale, la proposta iniziale di Mennato, cioè il fatto che sia sicuramente fuori di dubbio il fatto che Pascal abbia esercitato e continui ad esercitare un'influenza notevole nella storia del pensiero, non solo Heidegger, Nietzsche, Kierkegaard sicuramente, ma rimane comunque molto interessante notare questa sorta di filo conduttore che, diciamo, dovuto appunto al fatto che abbia saputo intercettare ed analizzare delle tematiche che sono così profonde a livello delle questioni del senso, in questo caso, o almeno per le tematiche che ho tratto io, quindi il senso dell'esistenza e del movimento dell'esistenza, il divertissement, che rimangono inevitabili da un certo punto di vista per il pensiero, o almeno per chi, ripeto, queste tematiche le voglia lavorare o ci voglia avere a che fare, ma anche chi le voglia criticare, nel senso, Heidegger ha provato a dare una interpretazione completamente diversa, non significa che sia giusta, anzi, molto spesso
Grazie a te, Luigi. Il professore Piro è ritornato di nuovo in linea, quindi rilascerei la parola a lui per concludere il suo intervento. Mi sentite? Sì, sì, ci sono. Allora, io ringrazio per la vostra pazienza e sarò ancora più breve in modo da poter, diciamo così, chiudere in tempi tali da garantirmi che non abbiamo risposto, che è legato a una difficoltà della rete a casa mia. Allora, molto semplicemente, perché la psicologia di Pascal è ignorata? Perché Pascal ci dice che ci sono delle decisioni che noi prendiamo a livello inconsapevole, ma che sono tuttavia delle decisioni, non sono delle passioni che ci travolgono. Queste decisioni sono legate a una percezione che noi abbiamo della nostra identità, o più esattamente della percezione che noi abbiamo della nostra debolezza rispetto a determinati problemi. Cioè, chi sceglie il divertimento, chi sceglie lo sguardo, lo fa perché ha paura di quella crisi che potrebbe provocare invece forse problemi più seri, problemi più forti. Così come Pascal, un altro esempio che è molto caratteristico, Pascal dice di un ordine che simuli una rabbia eccessiva, un peso eccessivo che lo spiegiamo che è stato fatto. E dice Pascal, quest'uomo è forse così orgoglioso o più semplicemente ha paura dell'immagine che potrebbe generare negli altri se non si mostrasse così orgoglioso. E qui sta parlando di un altro fenomeno che voi conoscete, in qualche modo il comportamento del nobile, come lo immagina Pascal, sembra poi il comportamento del bullo. Anche il bullismo può essere una prova di conformismo e di paura di essere giudicati piuttosto che una passione in sé e per sé. Quindi molti dei nostri comportamenti sono determinati da un'immagine che noi abbiamo di noi stessi e un'immagine di noi stessi che ci condanna in anticipo. Ci dice già, questo problema non lo potrei affrontare, non potresti essere così coraggioso da non fare nulla, non potrei essere così capace da affrontare effettivamente il problema a cui stai succedendo. Quindi questa psicologia ci chiede di essere coraggiosi, di affrontare la crisi. Da questo punto di vista, perché così Pascal ci dice che il problema devi a volte accettare chi è di sentirsi maggiore, cioè di sentirsi anche un miserabile, una persona che ha degli obiettivi che non riesce a risolvere, ma questa è la strada che devi affrontare determinate volte se vuoi uscire da una rabbia in cui ti sei sentito da solo. Questa è una visione buona, è chiaro che in Pascal questa visione ha una finalità apologetica. Pascal ovviamente dice che ci sia una sola soluzione per tutti i problemi e che la crisi che dobbiamo contestare si dovrebbe concludere con la scommessa su Dio, cioè con la conversione religiosa. Ma attenzione, io credo che questa scoperta di Pascal sia una scoperta indipendente dalla finalità politica dell'opera di Pascal. Cioè Pascal ha scoperto che noi spesso agiamo secondo il principio del minor dolore possibile sulla base di un'immagine di noi stessi che ci siamo costruiti sulla base delle esperienze precedenti, ma che è un'immagine che sottovaluta quello che siamo, sottovaluta le nostre potenzialità. E che appunto bisogna attraversare la crisi, quindi rischiare l'angoscia, e tutto il dire,
Grazie tante, professore, per il suo contributo. La ringraziamo ancora. Come ultimo contributo invito Sara Rufrano Aliberti, dottoranda in fisica teorica presso la Scuola Meridionale Superiore Meridionale di Napoli. Lascio la parola a Sara. Grazie, mi sentite? Sì. Sì? Ok, allora innanzitutto ci tengo a ringraziare gli organizzatori dell'evento, premio coinvolto, in particolare Antonio per aver coinvolto nella formulazione delle discussioni per raggiungere il seminario sull'horror papi. E il mio intervento sarà breve e sarà legato a dei pensieri che non abbiamo discusso durante il seminario perché non abbiamo avuto tempo, per cui ci terrei a parlarne adesso, in merito allo sviluppo tecnologico successivo agli esperimenti di Blaise Pascal. Perché, come abbiamo presentato, Pascal comunque ha l'ascito, in quanto ad oggi si riesce a creare in laboratorio il punto parziale. Basti pensare che si riesce a creare una condizione di vuoto galattico per fare simulazioni con le navicelle della NASA. Tuttavia è giusto parlare a fine dell'ascito di Blaise Pascal e dei suoi esperimenti di sviluppo e non di progresso, in quanto poi alla fine le parole di sviluppo e progresso, sebbene sembrino così simili, sono allo stesso tempo molto distanti. Infatti sinonimo di sviluppo è accrescimento, arricchimento anche, secondo un'accezione pascaliana, mentre invece progresso sinonimo di avanzamento, che secondo il mio punto di vista è più vicino a quanto poi si cerca di raggiungere, almeno scientificamente, quando si tratta di un esperimento. Quindi sì, il progresso è inevitabile ed è quello che è stato raggiunto grazie agli esperimenti di Blaise Pascal, per l'appunto. Grazie per l'attenzione. Grazie Sara. Inviterei Elena Sorgente, in qualità di rappresentante dell'amministrazione comunale, per un saluto, quale ringraziamo per la vicinanza e averci sostenuto nella tappa di Aquara per Res Cogitans. Buonasera, buonasera a tutti. Si sente? Allora, io innanzitutto porto i saluti dell'amministrazione comunale e del sindaco che purtroppo per motivi di salute non è potuto essere qui con noi, ancora un po' febbricitante a casa. E io voglio innanzitutto ringraziare l'associazione culturale L'Alveare, quindi Antonio, Arturo e tutti i ragazzi che hanno collaborato a questo importante viaggio del pensiero e della cultura. Allora, Blaise Pascal è assolutamente un filosofo, un pensatore, uno scienziato che dietro insomma questo velo di semplicità, no? della sua scrittura, dei suoi scritti, nasconde in realtà una varietà, una poliedricità, insomma. E quindi io volevo chiedere ad Antonio come mai avete deciso di scegliere, cioè adesso capisco come mai avete deciso di scegliere un personaggio così importante per la cultura e per il pensiero. Beh, sicuramente Blaise Pascal interpreta quello che dicevi tu, un carattere eterogeneo del sapere, della conoscenza. L'idea di fondo di Res Cogitans era quella di trovare quel crocevia che anziché essere il punto di separazione, il punto di incontro. Quindi Blaise Pascal è stata sicuramente una figura, inizialmente non l'avevamo pensato, cioè Res Cogitans era sicuramente trovare questo crocevia, poi nel bando regionale che c'è stato, nella proposta c'è stata la figura, quindi è stato un po' il tassello, come dire, al posto giusto, al momento giusto, in cui poter dare inizio a Res Cogitans, come dire, idea di crocevia che si unisce e non crocevia che si separa tra i saperi. Bene, quindi complimenti davvero a voi. E quindi io vi ringrazio per l'attenzione e un applauso a loro. Io vi ho anche seguito un po' sui social.
Sì, ok, grazie. Continuiamo con la... Lascio la parola a Giorgia. E chiaramente permettetemi di ringraziare Sara per l'apporto che ha dato alla manifestazione come associazione, per il contributo che ha dato a Zoom di come usare le piattaforme, che chiaramente noi eravamo ignoranti, quindi è grazie a lei se questo è stato possibile riuscire a utilizzare come piattaforma. Il suo contributo è stato fondamentale e nessuno di noi aveva conoscenze in tal senso. Quindi un merito a Sara, che se Rescogitans ha avuto e è stata quella che è stata, è anche un grande merito suo. Lascio la parola a Giorgia, che concluderà questa edizione. Grazie a tutti. Il solito problema dopo, quando qualcuno parla dopo Antonio. Grazie. Okay. Buonasera a tutti. Questa penultima, direi io, fase di questo incontro, perché poi lascerò la chiusura al nostro presidente, allo scopo di incoraggiare anche il nostro pubblico di soddisfare quelle sue curiosità su questo pensatore di cui è stato dedicato questo percorso. Sostanzialmente si tratta di porre delle domande ai nostri relatori, inizierò io, così vi incoraggiate pure voi, chiamando la professoressa Giuseppina Di Stasi in modo da approfondire qualche aspetto del quale abbiamo sentito quando è stato il suo intervento a Salerno, però vorremmo anche stasera darci qualche chiarimento per quanto riguarda il rapporto di Pascal e la fede. Grazie. Grazie Giorgia. Io pure approfitto per fare i complimenti, perché Antonio, Arturo e tutto lo staff ha fatto un lavoro straordinario dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, e mettendo insieme la fisica, la filosofia, la religione, la teologia a cui si rifà questa domanda. E io gli farei un applauso fortissimo, perché sono stati eccezionali. Per quanto riguarda il tema della fede in Pascal, è un tema che in qualche modo può riassumere diversi aspetti, perché sembrerà strano, ma richiama il concetto di finito e infinito, di vuoto e di pieno, di senso e non senso. La fede per Pascal rappresenta sicuramente l'orientamento, ciò che in qualche modo deve far sì che ogni azione sia proiettata verso un fine che non possa essere, come dire, effimero, ma che sappia essere invece pieno di significato. Chiaramente questo significa per Pascal anche rispondere a delle questioni che erano nate nel proprio contesto storico-culturale. Pascal, abbiamo visto, nasce nel 1623, muore nel 1662, in un momento storico in cui il libertinismo ormai era la corrente di pensiero determinante che andrà a condizionare poi l'illuminismo. Pascal in questo contesto aderisce al giansenismo dopo aver vissuto una vita anche all'insegna della mondanità. Come arriva Pascal a questo? Attraverso delle folgorazioni in cui la fede è determinante, perché sia il miracolo che ha visto protagonista la nipote, sia la sua stessa folgorazione in seguito all'incidente che ha in carrozza, fanno sì che Pascal a un certo punto capisca di dover andare al di là dell'apparenza, di dover rincorrere quella che è la profondità dell'esistenza. Ecco perché il giansenismo, ecco perché per lui la dimensione agostiniana della fede, quindi l'interiorità, diventa l'unica, quindi attraverso anche il cristianesimo, in grado di poter rispondere alle grandi questioni dell'esistenza. E la domanda più importante che Pascal si pone e ci pone è sicuramente quella relativa a in che modo noi possiamo spendere la nostra esistenza,
Come possiamo far sì che questo dono che noi abbiamo ricevuto possa in qualche modo moltiplicarsi in termini di talenti? Lui ha cercato di farlo, ecco perché Pascal è anche un genio multiforme, perché cerca, nonostante abbia avuto una vita di sofferenza. Di solito il pensiero viene fuori da un confronto con altri autori e Pascal lo fa attraverso diversi personaggi, ma viene fuori anche dalle esperienze di vita. Quindi l'elemento centrale con cui Pascal si confronta è proprio la sua esistenza, la sofferenza, e nonostante abbia patito molto il dolore, Pascal ci invita invece a riscoprire, al di là dell'effimero, una dimensione che possa essere possente, la dimensione della fede. Una fede che non è solo paradossale, come abbiamo visto prima richiamando Kierkegaard, ma è una fede invece che, pur avendo un certo peso, riesce a dare un senso complesso, articolato, ad ogni nostro istante e soprattutto riesce a rispondere ad una questione che sembra strano, ma mette insieme un po' tutte le dinamiche di Pascal, cioè il concetto di infinito. La fede è qualcosa che nella finitezza dell'esistenza, così come richiamava il libertinismo, attraverso l'interiorità del soggetto che con Agostino diventa espressione divina, riesce ad aprirsi ad una dimensione infinita. E questo mi sembra l'aspetto forse più significativo da dover sottolineare, lo faccio anche in onore agli amici matematici e fisici, perché la questione dell'infinito, che sarà poi riproposta anche da Cartesio rispetto al tema dell'esistenza di Dio, è sicuramente qualcosa che ripropone la centralità di questo pensatore dal punto di vista teologico. Grazie professoressa Di Stasi, come sempre i suoi interventi sono ben articolati e chiari e la ringrazio molto. Adesso vorrei chiamare il professore Gigi Boscaino per parlarci per quanto riguarda l'apporto di Pascal per quanto riguarda le coniche. Lei già ha fatto un riferimento e vorremmo un approfondimento. Grazie. Sì, allora, per quanto riguarda, diciamo, l'approccio di Pascal alle coniche è un po' diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, cioè quello che chi ha frequentato il liceo sa benissimo che le coniche sono state proposte con, nel piano cartesiano, quindi con un'equazione algebrica che in qualche modo ne ha descritto anche la forma, la rappresentazione attraverso appunto le coordinate e attraverso una legge, un'equazione matematica che poi si converte in geometria attraverso il luogo dei punti. Invece lo studio di Pascal è stato uno studio di natura proiettiva. La parola coniche, infatti, già ci ricorda che nascono praticamente dalla sezione di un cono rotondo, cioè a base circolare, e retto. Quindi, diciamo, lo studio che è più semplice, più elementare che si può fare delle coniche è quello di considerare un cono retto, immaginate un cono gelato, e immaginate di sezionare con un piano, quindi una superficie come un foglio per esempio, sezionarlo, si ottengono così, a seconda dell'inclinazione che si dà al foglio, si ottengono le forme coniche. Tra l'altro anche il nome ellisse, iperbole e parabola hanno un valore etimologico che deriva da tre parole praticamente: mancanza per l'ellisse, uguaglianza per la parabola, congruenza, uguaglianza, e invece sarebbe eccesso per l'iperbole. Che cosa vuol dire? Vuol dire che a seconda di come il piano taglia, ad esempio un piano orizzontale rispetto ad un cono
che ha l'altezza disposta verticalmente forma una circonferenza. Quindi se immaginiamo la traccia che lascia il cono nel momento in cui viene sezionato dal foglio, rimane un cerchio. Se diamo una leggera inclinazione, quindi mancanza, perché l'angolo che si viene a formare è molto piccolo, si costruisce una circonferenza, diciamo, deformata, allungata, che è appunto l'ellisse, e così il caso particolare della parabola è quello dell'uguaglianza, cioè quando il piano seziona con un'inclinazione che è parallela all'apotema del cono stesso. Quindi quando c'è il parallelismo si costruisce questa figura aperta che si chiama appunto parabola. Spero di aver risposto. Grazie professore. Io vorrei dire che mentre preparavamo questo percorso ne abbiamo discusso con varie persone, da professori universitari fino anche a studenti, e molti ci hanno proposto tante idee. Uno di loro è stato Giovanni Salurso, che si sta specializzando in storia del pensiero politico, e ci aveva proposto di esporre, diciamo, il pensiero di Pascal, il pensiero politico di Pascal. Non ho potuto essere presente negli altri incontri, adesso è l'occasione, lo invito qui sul palco di fare un intervento e farci chiarire questo aspetto di Pascal. Grazie. Bene, salve a tutti. In breve un commento a caldo, si fa per dire, su alcuni aspetti che sono stati toccati sotto un certo aspetto su Pascal, e in particolare sul suo rapporto con Dio, che per il suo tempo è anche un rapporto con la politica. E quindi Pascal si trova in questa epoca strana che è la modernità, filosofica e politica, e si trova un problema forte, perché con la rivoluzione luterana, con nuove religioni che, diciamo, si insediano nel cristianesimo, nuove sette, il problema si fa importante, perché, banalizzando, se fino al Medioevo Dio era il garante dell'ordine e quindi il potere politico era legittimato da Dio, quando non ci si mette più d'accordo su che cos'è Dio, su qual è il suo ruolo nella società, il problema diciamo sfocia anche nella politica. E Pascal ha ben presente questo, e la modernità è proprio questo, la scoperta che tutti gli uomini sono uguali, o meglio, un certo tipo di uomo. Uomo, appunto, non donna, non nero possibilmente, non indiano d'America, ma bianco, e anche proprietario sotto certi aspetti. Pascal lo ha ben presente e mostra il suo uomo in realtà non è poi visto in una maniera granché ottimistica, perché il suo uomo è caratterizzato da una passione importante che si ritrova nei pensieri, che è l'amor proprio. E questa passione qui fa sì che l'uomo anteponga il suo interesse a quello degli altri, e questo è causa di conflitto. Tanti sono stati i suoi contemporanei a interrogarsi sul perché, appunto, gli uomini siano tutti uguali, che è una grande scoperta, e ci sono quelli che continuano a sostenere il diritto divino, continuano a sostenere che sia, nonostante tutto, ci siano delle differenze nel mondo, che siano nel proprio sangue, e che il re continui a governare per diritto divino, e poi si decapitano i re. Succede questo. Nel 1649 il Carlo I d'Inghilterra viene decapitato, e quindi dimostra proprio efficacemente che non è più una spiegazione plausibile. E quindi c'è questo problema di associarsi, allora, perché se il potere politico non viene dall'alto, allora viene dal basso. E quando il potere politico viene dal basso, bisogna capire come si forma un corpo politico. E tutti, bene o male i suoi contemporanei, o meglio, gran parte di essi, riesce a trovare una risposta. Riesce comunque, tramite patti,
contratti ad associarsi. Per Pascal purtroppo, appunto per la sua visione politica, non la vede così. Essere parte di un corpo politico è più difficile per lui, proprio per questa condizione di amor proprio. Quindi nella politica vincono le parti più forti, però allo stesso tempo la forza non permette che il potere rimanga stabile. E quindi bisogna trovare altri legami che tengano insieme il potere, perché altrimenti c'è la guerra civile e lui, appunto, come abbiamo avuto modo di vedere anche con la sua biografia, ha ben presente cos'è la guerra civile, cosa sono le guerre di religione, e quelle significano la morte. E quindi bisogna andare oltre, bisogna usare l'immaginazione e soprattutto l'abitudine. È l'abitudine che fa obbedire al potere politico per Pascal sotto certi aspetti. E questo amor proprio alla fine si dà anche nella vanagloria, nell'amor di se stessi, nella misura in cui gli altri ci amano, che gli altri supportano le nostre azioni. E quindi è un'intricata trama di rapporti sociali che tiene insieme gli stati, che tiene insieme le comunità politiche. Il problema è che è molto fragile e lui ne è consapevole, mentre altri suoi contemporanei rifiutano questa prospettiva, perché il problema è creare un potere politico forte e che persista. E noi la pensiamo ancora così oggi, noi non siamo mai usciti dalla modernità, noi ancora vogliamo un potere politico stabile, un potere politico assoluto, possibilmente, nella misura in cui lo Stato decide, legifera al suo interno, e non abbiamo ancora abbandonato quell'orizzonte di senso in realtà, non siamo poi così pascaliani dal punto di vista politico, siamo più obesiani dal punto di vista dello Stato, e però ci fa riflettere come in realtà noi non siamo diversi ancora da queste idee di 500 anni fa, che in realtà sono la base del nostro capirci, del vivere l'un l'altro. E niente, queste erano alcune riflessioni, pascaliane, forse, e grazie mille. Grazie Giovanni per aver coperto anche questo aspetto. E adesso è il turno del pubblico. Sicuramente questa serata, come anche quelle precedenti, perché molti di voi li avete seguiti, vi hanno suscitato delle domande, avreste voluto sentire dei nostri relatori degli approfondimenti, qualche aspetto che magari vi è incuriosito. E passerò a voi il microfono. Chi alza la mano, io gli passo il microfono. Coraggio. Vuole intervenire qualcuno? Va bene. Allora passerò il microfono al nostro presidente per la chiusura. Io vi saluto e vi do la buona serata e vi auguro un buon anno. E va bene, siamo giunti alla fine, non solo della serata, ma di questo percorso, in parte, almeno in quello che aspetti itineranti. Noi ci aspetta ora il compito di chiudere verso la pubblicazione. L'elenco dei ringraziamenti sarebbe lungo, già in qualche modo l'abbiamo fatto, grazie a chi ha avuto modo di soffermarsi ed ascoltarci è una parola complicata, insomma, si è soffermato ad un qualsiasi delle riflessioni che sono poste in essere, sono state suggerite da Pascal, che dopo 400 anni a quanto pare ha ancora molto da dire. Sì, può essere riletto in vari modi, alcune cose forse vengono date per scontate, ma che dopo 400 anni mi sono apparse molto vivide. Non so quanto Pascal fosse lungimirante delle cose che ha potuto dire, scrivere, di che cosa realmente si fosse forse pentito.
Beh, questo non lo risponderà mai nessuno, se non Pascal stesso. Quello che resta è la sua eredità filosofica, matematica, ingegneristica, fisica, umana, teologica. E secondo me va preso come un esempio nel quale poter non soffermarsi all'apparenza. Questa, perché secondo me Pascal alla fine la sua grandezza è stata quella di essere, vabbè, forse aveva anche la possibilità di permettersi, però possibilità a parte di soffermarsi e riflettere sulle cose. Questa è la cosa che secondo me è il grande messaggio di Pascal o dei grandi pensatori, che dopo tutto, se dopo 400 anni li ricordiamo, qualche merito dovranno pure avere. Non sono così. Quindi grazie ancora ai ragazzi che hanno seguito Blaise Pascal, un genio multiforme di Res Cogitans con il PCTO, grazie alle scuole quindi, grazie ai docenti che hanno dato fiducia per il corso di formazione a noi, grazie a chi ci ha dato fiducia anche al mondo del pubblico, insomma delle strutture, degli enti pubblici, voglio dire, la Regione Campania innanzitutto, per averci dato fiducia e averci sostenuto. Un grazie ancora a Altcalt, a Casalini Libri e la BCC di Capaccio Pestum Serino per aver sostenuto in maniera cospicua quella che è la manifestazione. E non voglio dimenticare nessuno nei ringraziamenti, chiaramente. E c'è l'ultima cosa che... Vabbè, non fa nulla. Dopo quello che è successo stasera può succedere tutto. E ora ci sarà la distribuzione. Questo è un piccolo opuscolo che abbiamo realizzato, riassuntivo, un resoconto, se volete, dei 7 incontri. Con diciamo gli abstract, insomma, che sono stati presentati, degli autori, le biografie degli autori, le sedi, un po' semplicemente vuole essere un anticipo di quello che devono essere poi il lavoro vero e proprio di resoconto, un po' diciamo il tirare le reti fuori dalle acque in cui è il lavoro, diciamo, dell'intero percorso dei singoli contributi, che quello ci sarà in primavera, primavera-estate, che sarà, diciamo, il lancio per Res Cogitans del secondo anno. Questo è un po' un anno beta per noi, sapevamo da dove partivamo, non avremmo mai immaginato dove siamo arrivati, nel senso delle cose che si sono aggiunte man mano, perché non aggiungi questo, aggiungi quest'altro, fai questo... fino ad arrivare, insomma, che la Federico II provvederà a pubblicare. Per questo anche un grazie a Tiziana per aver, diciamo, perorato la causa, e perché ci vuole, anche i santi ci vogliono. Però, insomma, questa è una cosa che ci gratifica molto, ci dà quella voglia in più di migliorarci, chiaramente. Sicuramente il prossimo anno saremo sempre un po' più esperti, per carità, sempre novizi di questa cosa, di questo mondo. Però vi assicuro che l'impegno c'è ed è tanto. Speriamo di aver realizzato un qualche cosa che vi sia piaciuto, insomma, che possa essere. Mi fanno segni di chiusura, e quindi grazie a tutti e all'anno prossimo.